vedono laggiù in fondo le altre isole, Maui e tutte le altre. Di qua, se Mitch si togliesse, porca una... Nella scorsa puntata abbiamo visto la bellissima Honolulu, cui facciamo un ultimo saluto al tramonto. Qua in periferia di Honolulu e stiamo aspettando il nostro lift che ci porterà alla spiaggia. Questo lift ci viene a prendere con una Tesla Model 3. Purtroppo la spiaggia bellissima era chiusa, però siamo venuti in questo spot qui, sono delle rocce scogliere e ci stiamo mangiando i nostri panini di Starbucks. Qui in particolare ci troviamo alle China Walls, sono queste scogliere molto particolari dove i giovani vengono a rilassarsi e fare tuffi. Sta piangendo. Loro sono Hawaii University. La ragazza purtroppo non ha passato l'esame di snorkeling. Lo potete vedere che sta piangendo. Lui gli sta spiegando cos'è andato storto. Non sto scherzando, è così proprio. Abbiamo preso il lift, ci ha portato proprio all'ingresso del Diamond State Park. Adesso stiamo entrando nel tunnel che ci porterà da fuori il cratere a dentro il cratere. Poi da dentro il cratere ci sarà una passeggiata che ci porterà sulla cima, dove avremo la vista di tutta Honolulu. In realtà è molto grande, quindi uno non si accorge di essere dentro un cratere. Il Diamond State Park è il viewpoint migliore dell'isola per vedere Honolulu dall'alto. Allora, ci siamo presi qua al Diamond Head State Park, questo pineapple whip in pineapple. È praticamente una specie di gelato granita zuccherata. Ottimo spuntino. Questa devo dire è la parte più buona. Siamo finalmente dentro. Questo è il lato opposto. Non si può stare oltre le 17. No. Eccoci al sud dell'isola. Si vedono laggiù in fondo le altre isole. Qua invece si vede la costa sud. In particolare troviamo la Nahuma Bay e i due lookout, Lanai e il Makapuhu Point. Siamo a Lanai, o come si pronuncia, stiamo per andare alla spiaggia, che dovrebbe essere molto molto bella. È una spiaggia pazzesca, le isolette in fondo, il mare cristallino. Nella lingua hawaiana il suo nome significa mare paradisiaco. Essa ha vinto per anni il titolo di miglior spiaggia degli Stati Uniti d'America. Salutiamo questa spiaggia incredibile. Facciamo un saluto anche al mio bellissimo drone che fa sempre le cose, va in giro, va in alto, in su, in giù. Eccolo, che non ha paura di niente. Bravissimo drone, bravissimo. Eccola qui la nostra Diet Coke. Il nostro pollettino e abbiamo un paio di salse e i ceci. Proviamo questo tè, sembra hawaiano. Niente, ce lo siamo preso al supermercato al volo.
praticamente acqua. Ecco il Byodo-in Temple, il tempio giapponese che si trova qui sull'isola di Oahu. Pensate, la campana della pace pesa ben 3 tonnellate. Mi raccomando, un dress code appropriato. È ricoperto di oro e lacca. È in realtà una replica in scala ridotta del Byodo-in vicino a Kyoto. Immerso nella natura, guardate il tetto, non avevo mai visto un tempio così bello giapponese in realtà. Siamo al Botanic Garden, c'è una delle viste più belle sulle montagne di Oahu, questo verde originale. Purtroppo non siamo riusciti a fare la foto, quella emblematica, era all'inizio e non si poteva fare la foto, non ci si poteva fermare con la macchina. Potrei stancarmi di riprendere queste montagne, forse no. È gratis entrare tra l'altro, vedremo uscire. Panorama da brividi, ragazzi. Arrivati proprio con un tempismo perfetto e adesso concludiamo l'ultimo sunset dell'isola di Oahu. E lo facciamo ovviamente alla Sunset Beach. E sbaglio, questa confezione non mi convince granché. Non so, fatemi sapere. Però secondo me c'è qualcosa sotto, eh.